L'artista esistenzialista, buona serata a tutti, una giornata lunghissima, davvero molto molto stanco. Ma c'è una poesia secondo me toccante, una poesia di spessore emozionante, inebriante, fa riflettere non poco, di Gabriele D'Annunzia, il padre della Daunia, sulla memoria, tutto quello che sono i ricordi. Quello che fondamentalmente abbiamo dentro, la memoria, ripeto, tutto ciò che fa parte della nostra esistenza, inquieto o meno, l'importanza, lo spessore, tutto ciò che noi dedichiamo tra memoria e ricordi, e quindi con una profondità d'animo particolareggiata, e lui ci parla fondamentalmente di questa poesia, che è un po' la sublimazione del ricordo, no? Delle reminiscenze, belle, estasianti, a tratti, diciamo, toccanti, dolorose, possono essere anche energiche, ma molte volte anche, diciamo, languide. Vale la pena ricordare, è il caso di ricordare, è importante, quanto è importante ricordare, quando i ricordi affiorano alla mente, che valore gli diamo? Che spazio gli diamo, che importanza gli diamo. Cerchiamo di dare un certo tipo di valore e ci interroghiamo su ciò che rappresenta per noi quel ricordo. Quindi ci sono dei significati specifici appresso a, assieme a date, parole. E quindi c'è una descrizione particolareggiata, accurata, ponderata del ricordo, quasi come se fosse per certi versi anche un'esperienza mistica. E quindi la vita scorre, quindi pantarei fondamentalmente, e tutto a un tratto poi si blocca, si ferma, tutto a un tratto d'improvviso. Il ricordo per certi versi diventa anche uno stupore, un attimo di meraviglia, di piacevolezza, rincontro specifico, ripeto, accurato, particolare con quello specifico ricordo. Blocca la realtà, è quasi come se rimanessi sospeso tra quei ricordi e rimani in silenzio, quasi di soppiatto e rifletti, e molte volte è come se tutto fosse vano, insignificante. E quindi c'è una delicatezza, un'amabilità delle parole, intrecci particolareggiati, nelle parole, un giocare con le parole, un raccontare e raccontarsi. E quindi quasi una passionalità in tutto ciò che si racconta e come ci si pone rispetto a ciò che si racconta, e tutto ciò anche ci colpisce. E quindi c'è una, ripeto, passioni presente, passato, futuro, fondamentalmente tante sensazioni della sublimazione dell'essere. Un ricordo, la poesia di Gabriele D'Annunzio. Io non sapevo qual fosse il mio malore, né dove andassi. Era uno strano giorno, oh, il giorno tanto pallido era intorno, pallido tanto che faceva stupore. Non mi sovviene che di uno stupore immenso che quella pianura intorno mi faceva, così pallida in quel giorno muto e ignota col mio malore. Non mi sovviene un infinito silenzio, dove un palpitare solo debole, o tanto debole, si udiva. Poi, veramente, nulla più si udiva. D'altro non mi sovviene. Era più un solo essere, un solo, e il resto era infinito. Quindi qui probabilmente D'Annunzio parla dei ricordi, lo spessore dei ricordi. Quindi percepisce uno stato d'ansia, un malore, un ricordo, una nostalgia del passato. Dice come se mi sentivo istranito, un giorno che pallido, un giorno scarno intorno a me, quindi fondamentalmente quasi come se mi lasciava un po' con delle contraddizioni, anche tanto stupore, non comprendevo, non capivo. E quindi tutto attorno a me, anche la paesaggistica, mi creava questo stupore, non so, la pianura, tutto intorno. Era tutto così silenzioso, muto, ignoto, incomprensibile, non capivo.
Quindi avevo un malore, uno stato d'ansia che era, diciamo, legato al mondo circostante, a quel, diciamo, contesto circostanziato. In silenzio infinito, quindi tacito, succinto, molto contenuto, tutto tremendamente contenuto e silenzioso. E cominciai a palpitare, per un palpitare per certi versi debole. Quindi quasi una bradicardia, quindi un ritmo cardiaco molto molto lento. Era un ritmo sottaciuto, quasi come se galleggiasse di pari passo con l'ambiente circostante. E quindi si udiva tutto tremendamente debole. E questo, diciamo, questa pochezza diventava sempre più sottile, quasi come se poi si fosse azzerato tutto. E non mi ricordo nulla. Era un solo essere. Ero diventato parte integrante, diciamo, della natura. E tutto il resto attorno era l'infinito. Quindi un po' come quella sua riflessione profonda, quella nostalgia, gli stati sofferenziati fossero diventati un tutto col suo essere. L'artista esistenzialista, buonasera a tutti.